Sono l'ingegner Todino e oggi stiamo presentando il lavoro di campagna illustrata che consiste sostanzialmente nella presentazione di un volume molto bello edito dall'editrice Gaia e anche dello stesso lavoro che viene riversato completamente su internet, su un sito che viene presentato anch'esso oggi che in un contesto più ampio di un POR. Il mio ruolo? Sì, anche il suo ruolo. Sì, il mio ruolo è stato quello della realizzazione della piattaforma tecnologica che include questa teca digitale e poi anche del materiale che si può scaricare sempre riguardante questo testo e delle schede che si possono trovare in un'area download in cui è possibile verificare e apprezzare il materiale che è stato riversato su internet e in formato digitale. È un lavoro molto lungo e impegnativo che ha dovuto avere la necessità di alcuni strumenti particolari, quali degli scanner planetari. E praticamente è stato un lavoro lungo, ma che oggi potrete vedere in tutto il suo valore. Allora, quello che vedete adesso è proprio il sito internet in cui viene presentato il progetto per intero. In particolare oggi ci occupiamo di questa sezione, la campagna illustrata. Qua, come vedete, potete vedere la copertina del libro, basta fare un clic per entrare nell'indice e vedere tutta la parte di presentazione e introduzione. Inoltre è possibile visitare il sito in modo tale da vedere le schede che vengono presentate. Come vedete, abbiamo fatto un lavoro molto importante a livello di immagini, perché proprio per questo campagna illustrata, perché siamo partiti da alcuni testi che erano presenti nelle biblioteche aderenti per creare questo materiale. Poi si può visitare le singole province. Ad esempio, se andiamo su Salerno, vedete che ci sono molte voci a disposizione ed è sempre altamente illustrata. È stato un lavoro lungo, però che noi valutiamo molto molto efficace, perché effettivamente riesce a far vedere i tesori che sono nascosti dentro i libri della biblioteca provinciale e delle altre biblioteche aderenti. Inoltre si può vedere tutto il materiale che è stato prodotto, perché per noi è molto importante che sia visualizzato tutto quello che il POR ha portato e tutto il materiale che è stato prodotto. Ad esempio, queste sono alcune delle schede e poi abbiamo una serie di didascalie. E invito veramente di vedere il sito per vedere effettivamente quanto lavoro è stato realizzato. Inoltre c'è un'enorme teca digitale che si può entrare a visitare sia in maniera sequenziale e sia per indice tematico. Anche in questo caso, se noi vogliamo visualizzare la provincia di Salerno, abbiamo un enorme numero di tavole che possono essere viste e apprezzate. Io sono Gianluca Cicco, sono il curatore del catalogo della mostra Campania Illustrata 1632-1845 che oggi si presenta qui al Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia a Salerno. È la tappa conclusiva di un progetto POR-FESR della Regione Campania che ha inteso digitalizzare alcuni libri antichi della Biblioteca Provinciale di Salerno, della Biblioteca Comunale di Cava, dei Tirreni e di Sala Consilina, al quale hanno aderito anche altri comuni del Salernitano. Un progetto molto articolato che appunto oggi vede la sua conclusione con la pubblicazione di questo libro. È un libro, insomma, che tende a dare uno sguardo a tutto il territorio della Regione Campania rispetto a questo intervallo cronologico che è appunto già indicato nel titolo, quindi dalla prima metà del 600 fino alla prima metà dell'800, guardando a come si presentava questo territorio appunto in quel periodo lì e quanto patrimonio artistico si è purtroppo disperso o si è trasformato o ha mutato destinazione, e anche come il paesaggio è stato purtroppo in alcuni casi deturpato dall'urbanizzazione di età moderna. Allora, io sono Francesco De Piscopo, già docente di letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, e questa mattina mi trovo qui insieme a tanti cari e illustri amici e colleghi per presentare questo volume, che è un volume importante per la storia di Napoli e del Mezzogiorno. È un libro che ricostruisce, possiamo dire, la storia del viaggio nell'Italia meridionale
e soprattutto racconta le guide che sono state scritte nel corso dei secoli per rappresentare Napoli e il Mezzogiorno. Napoli, come al solito, grande capitale d'Europa, è stata tra le prime ad attrezzarsi con delle guide che potessero illustrare le sue bellezze, ma anche le sue straordinarie storie. Noi sappiamo che il regno meridionale è stato un regno che ha avuto una storia particolarmente estesa nel corso del tempo e varia per quanto riguarda le varie dominazioni. E credo che dobbiamo anche ai Borbone il compito di avere ritenuto opportuno organizzare un modo di raccontare questa città in tutti i suoi monumenti, quindi in tutte le sue realtà monumentali che per fortuna ancora persistono spesso tra gravi difficoltà che poi le circondano. Sono delle isole in un arcipelago che non è riuscito mai in qualche modo ad attrezzarsi per apparire in tutta la sua bellezza e in tutta la sua nobiltà, ma le operazioni che sono state compiute negli ultimi anni comunque vanno considerate positivamente, perché hanno restituito in fondo alla città e al Mezzogiorno uno straordinario patrimonio di cultura, di storia e di arte. Il volume è molto bello, nel senso che le illustrazioni, ecco, e le incisioni che sono riportate danno anche il senso e il valore di una grande arte tipografica che si sviluppò nel nostro Mezzogiorno d'Italia. Quindi, ecco, è un volume che sicuramente onora questo nostro straordinario patrimonio, che è fatto di bellezza, che è fatto di storia, che è fatto di cultura. L'importante è saperlo custodire, conservare e soprattutto trasmettere alle nuove generazioni perché possano goderlo, possano visitarlo e possano soprattutto conoscerlo, perché credo che uno dei problemi fondamentali, ecco, del nostro paese e in particolare forse del nostro Mezzogiorno è il paradosso di avere tante cose belle e importanti a pochi metri dalle nostre case e poi andare magari all'estero a visitare altre storie, magari con altrettanta assenza e con altrettanta distrazione. Quindi un invito a recuperare questo nostro patrimonio e, ripeto, a valorizzarlo anche attraverso un libro magari particolarmente voluminoso, però ricco sicuramente di notizie che possono aiutare a ricostruire. Buongiorno, quindi è un grande piacere essere qui stamattina a Palazzo Sant'Agostino per presentare il catalogo della mostra di Campania Illustrata. La mostra è stata espletata all'interno del Por Campania relativo alla biblioteca provinciale insieme ad altri comuni della provincia di Salerno e riguarda dei libri a stampa tra il secolo XVII e XVIII della regione Campania. Ovviamente libri fondamentalmente conservati presso la biblioteca provinciale, ma in partnership con il comune di Sala Consilina e con il comune di Cava dei Tirreni. Quindi è un piacere presentare questo catalogo che è frutto di un grande lavoro, pesante lavoro, cospicuo lavoro di un nostro ricercatore, il dottore Gianluca Cicco, insieme a due eminenti studiosi, il professore De Piscopo e il dottore Antonio Braca della Soprintendenza Storico-Artistica di Salerno. Quindi per noi è veramente un grande onore essere qui stamattina a presentare questo catalogo molto importante che riguarda la storia del nostro patrimonio così ricco di storia, di beni culturali e di veramente ricchezze, come noi sempre presentiamo, storiche artistiche di altissimo livello.